Oggi la casa è il rifugio più sicuro, come lo era ieri e come lo sarà domani. Perché la casa è il luogo dove anche al buio ti puoi orientare e sentirti protetto. La casa è un bene prezioso. La casa è fatta di sogni, di sacrifici, di risparmi. Per questo, ora come non mai, la casa è il luogo ideale dove immaginare un futuro migliore. Gruppo Tecnocasa, da oltre 40 anni, vicino alla casa degli italiani. Anche in Sicilia. Venerdì 20 gennaio, buonasera a tutti amici di Sport 16 Tele One, sono le 19.34, siamo in diretta per questo pre-partita live del match del Palermo. Questa sera si gioca, si torna a giocare al Renzo Barbera, è una serata abbastanza particolare, vento fortissimo, pioggia che insomma non lascia in pace la città da oggi, anche se il sole era spuntato, insomma non sarà una partita come tutte le altre, quella fra Palermo e Bari. Ne parleremo di questo match come di consueto con i nostri ospiti, ma introduciamo immediatamente dall'Alaska Roberto Pedivellano. Ciao Roberto. Buonasera Enzo, a te e a tutti gli amici collegati a casa con i nostri canali di Sport 16. Hai detto benissimo, sembriamo in Alaska, temperatura 5 gradi forse, eh? 5 temperatura gradi, rigida, sì, 5 gradi circa in un Barbera attualmente ovviamente deserto, manca un'ora all'inizio della gara, continua a piovigginare, la temperatura è freddissima e quindi si preannuncia una gara il cui clima non può non essere influente. Gli allenatori devono fare i conti anche con questo clima, con le condizioni terreno di gioco e su quelli che saranno un po' gli interpreti di gara che è contro il Bari, una delle squadre rivelazione di questo campionato, neopromossa come il Palermo, hanno vinto il campionato insieme l'anno scorso di Serie C1 e si preannuncia una partita spettacolare per tanti aspetti, oltre sull'aspetto tecnico-tattico. Sono due allenatori che adottano dei moduli speculari, soprattutto quello di Mignani, e come vedete dalla classifica il Bari è uno spauracchio niente male, forte del suo quarto posto con 33 punti, a soli 3 lunghezze dalla promozione diretta, che in questo momento è occupata dalla Regina in condominio con il Genoa. Sfida anche tra i due super bomber del campionato, primo in classifica con 12 reti che dira, e poi Brunori che segue a 10 reti. Se non avesse fallito quei due sacrosanti calci di rigore, ahimè, Brunori sarebbe a pari merito con che dire. Quindi il centravanti forte ce l'abbiamo anche noi. Tante le assenze nel Palermo, Stulak, soprattutto quella di Gomez a centrocampo, operato alla mano per la frattura al metacarpo in 2 giorni fa, e quindi salterà questa gara e probabilmente lo ritroveremo la prossima settimana, oltre al convalescente Elia. A te la linea per presentare i nostri ospiti, Enzo. Assolutamente sì, a questi aggiungiamo anche Vido, che non è in panchina, però in panchina, e ora ne parleremo delle formazioni. C'è il neo arrivato, a parte Orihuela, c'è anche Tutino. Allora, al caldo invece c'è il grande ex capitano Roberto Biffi. Gli diamo il benvenuto, Roberto
insomma, ti vorrei vedere davanti sotto 5 gradi, insomma, com'è? No, no, vabbè, ma, ma fa freddo anche qua. Oggi per fortuna non c'è vento, ma c'era il sole, però la temperatura è bassa e quando giochi a calcio, soprattutto di sera, con queste temperature devi fare molta attenzione, devi scaldarti molto bene, perché rischi magari di subire qualche infortunio a livello muscolare. Però detto questo, è una partita che oggi il Palermo non deve sbagliare contro una squadra di tutto rispetto, perché non dimentichiamoci che sabato ha dato 4 gol al Parma. Forse stanco della partita infrasettimanale con l'Inter, però vincere 4-0 con il Parma vuol dire che è sintomo di una squadra in salute, quindi il Palermo deve fare molta attenzione stasera. E allora vedremo, lo speriamo, e diamo il benvenuto a un altro grande ex rosanero, siamo tutti affezionati a lui, non potrebbe essere altrimenti, è stato con noi diverse volte. Diamogli il benvenuto, Giovanni Caterino. Ciao Giovanni, buonasera a te. Ciao Giovi. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao Giovanni, salutiamo allora Giovanni Caterino. Prima di chiedergli un parere, partiamo con un primo commento di Santo Corsino. Ciao a tutti, forza Palermo, io sono allo stadio, e questo è un esempio importante. Chissà quanti avranno ascoltato gli appelli sia del Palermo che della tifoseria per riempire questo parere. Però non abbiamo dubbi su una cosa, e cioè che ci siano le formazioni, Roberto, dallo stadio. Possiamo iniziare ad analizzarle. Sì, possiamo iniziare. Hai chiesto Giovanni, scusa, non ho capito. Possiamo iniziare ad analizzare le formazioni. Sì, assolutamente sì. Formazione del Palermo, per così dire, già annunciata per le assenze che abbiamo detto prima, e quindi andiamo subito ad analizzare con il Piacelli in porta, Matteo a destra, coppia centrale Nedelcerau e Marconi, Sala come al solito a sinistra, recuperato dall'infortunio che l'ha tenuto fermo un giorno della settimana, Segre, Damiano e Zaric a centrocampo, Valente e Di Mariano a supporto del nostro bomber Brunori. Allora, io vorrei ripartire da Giovanni Caterino, che ancora non abbiamo sentito. Giovanni, a parte le formazioni, ne puoi parlare anche tu se vuoi. Ti chiedo innanzitutto che tipo di partita ti aspetti. Sicuramente una partita difficile, perché affrontare il Bari è una cosa. Fino adesso ha fatto un campionato ottimo come neopromossa, sicuramente hanno le idee chiare, hanno avuto le idee chiare fin da subito, perché il campionato volevano fare, secondo me sono proprio un campionato meraviglioso, sono una squadra forte e va affrontata con la giusta cattiveria, la giusta concentrazione, perché sicuramente se sono quarti hanno quei punti là, vuol dire che hanno qualcosa di importante, quindi è una partita da prendere con le molle, ma come tutte le partite in Serie B, tutte gare difficili, la via è sempre così, dovranno fare la massima attenzione. A proposito della formazione, Roberto Biffi, ne parlavamo prima, un 4-3-3, insomma, in attesa delle ultime mosse di mercato, scelte abbastanza obbligate da parte di Corini. Roberto Biffi, cosa ti aspetti, insomma, da questa formazione presentata stasera? Ne parlavamo pure prima di andare in onda, c'è una panchina ovviamente molto corta, infatti anche lo schieramento iniziale rispetto all'ultima partita, Perugia gioca con i 4 difensori dietro, perché il Bari è una squadra pericolosa davanti e giustamente Corini credo che non voglia rischiare di patire
i 20 minuti iniziali che ha patito a Perugia, ha quasi rischiato di compromettere la partita. Davanti credo che Valente, Brunori e Di Mariano abbiano tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la squadra avversaria, però io credo che inizialmente faranno molta attenzione e soprattutto faranno attenzione a non subire più che attaccare, per vedere poi come si sviluppa la partita e in che modo tattico si possa indirizzare. Peccato perché il Palermo con qualche defezione di troppo avesse avuto la rosa un po' più completa, secondo me questa partita avrebbe potuto giocarsela anche in maniera differente. Però il calcio è anche questo, insomma, devi fare di necessità virtù e oggi è quel caso. Speriamo bene, dai, speriamo bene. Assolutamente sì. Allora, Roberto Pedivellano, io ho dovuto disattivare il microfono perché, insomma, inizia a esserci un po' troppo rumore e ti comunico che abbiamo anche Tony Sperandeo a cui do il benvenuto questa sera. Tony, è sempre un grandissimo piacere. Roberto Pedivellano, io ti do la parola chiedendoti è possibile anche far dire qualche parola al collega Antonio La Rosa del Corriere. Assolutamente sì, ora interpelliamo Tony Sperandeo. Sì. Allora, eccolo qua, Antonio La Rosa, ti hanno invocato, ti hanno travisto e ti hanno invocato. Chiediamo subito ad Antonio, grande giornalista del Corriere dello Sport. Caffè pagato, vuole parere sul momento del Palermo, anche in previsione del finale di mercato, su quello che ci attende la prossima settimana con i possibili nuovi arrivi e su come si sta un po' sviluppando quello che è la rosa del Palermo per questa seconda e transito del campionato. Sì, è paradossale dico, però siamo a metà della stagione e un Palermo ancora alla ricerca di una sua identità, alla ricerca di una sua fisionomia, e questo lo sta a dimostrare anche quelli che sono i movimenti e le strategie di mercato portate avanti dal DS Rinaudo, coadiuvato da Riccardo Bigone, che adesso ha questo ruolo appunto di consulente tecnico del City Group. Da un punto di vista dei risultati il Palermo ha trovato una continuità, sia i risultati utili di fila. Cercherà di continuare questo percorso all'insieme della continuità anche stasera, ovviamente contro il Bari, contro una squadra blasonata, una squadra attrezzata per recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Però per quanto riguarda il Palermo, diversi giocatori sono andati via soprattutto coloro che trovavano meno spazio, che erano un po' ai margini del progetto tecnico. Sono arrivati due giocatori, Oriuela e Tutino, però l'ho detto anche Corini, in settimana si aspettano il perfezionamento di due operazioni alto di porzioni d'entrata, ovvero un centrocampista centrale, sicuramente arriverà Berre, probabilmente arriverà anche Barberis, e poi un terzino sinistro in grado di contendere a Sala il ruolo di titolare della fascia sinistra in difesa. A proposito di Torino, di Tutino, ti faccio l'ultima domanda: è l'attaccante giusto, la seconda punta giusta per far rendere ancora di più il nostro centravanti? È il campo che parla, sinceramente lo so, io obiettivamente ho delle perplessità, spero ovviamente che Tutino mi smentisca immediatamente. Certamente è un attaccante che può far bene a Palermo, e la sua esperienza anche comunque in categoria può certamente essere utile, una risorsa preziosa a disposizione di Corini. Nel modulo ibrido 4-3-3, leggibile anche come 3-5-2, serve un attaccante che faccia da spalla a Brunori, lo ha fatto Di Mariano però a fasi alterne. Certamente Tutino può essere utile da questo punto di vista, come seconda punta. E parlando del campo, speriamo che il campo ti smentisca nella tua analisi. Grazie Antonio La Rosa, lo lasciamo al suo lavoro e subito do la linea a Enzo. Vai Enzo. Sì, no, io te la restituisco, dai un abbraccio poi ad Antonio per introdurre tu Tony Sperandeo, insomma, cosa gli vuoi chiedere per introdurre questa partita non introduco niente. Lo lascio soltanto parlare, vai. No, io okay. Vi chiedo scusa, sono entrato in diretta per salutarvi. Come vedete sono nella stanzetta del bambino di mia figlia, e quindi devo parlare a voce bassa, quindi la trasmissione non posso partecipare. Mi vedo a partita, chi cuffie e non vedo. Sono molto... comunque, volevo dire una cosa. Questa settimana è stata una settimana molto brutta, è molto agginato l'obbligio, abbiamo già con te ci ha lasciato, abbiamo fatto i funerali. Ieri o l'altro ieri è morto un altro ex Dosa,
di Anello, quindi diciamo che, però siccome a Bersagliera era a Bersagliera, oggi il Palermo giocherà tipo Bersagliera, un malo tempo, un vento, capaglia, non si matura, si matura nei zuppi, ci risucciano, ci danno tempo che è spettoso, e oggi non so come, ma dobbiamo vincere. Sto venendo. E quindi forza Palermo, vi chiedo scusa, ma purtroppo la situazione è su quelle non so come è tutto un programma, questo non so come, ma dobbiamo vincere. Non so come, perché io sono contento che Palermo ha preso due punti, figlio Toti e Totino, com'è? Tutino, Gennaro Tutino. No, ho capito, Toti e Totino, no, Tutino, non sto scherzando. No. Certo, abbiamo un bel calendario nelle prossime cinque partite. Eccolo però, qui, Toni. E lo so, l'ho visto, lo so, ho fatto una battuta delle mie. Comunque, forza Palermo, il tempo è bruttissimo, però quando io mi ricordo che la Cupalma, capitano, ciao Giovanni Caterino, mi ricordo che col Parma appena diluviò, ma se ne prende l'acqua del piano, Palermo signor, appena signor scampò. Io mi auguro che oggi con la Pistoiese, no, col Parma, no, questa è stata col Parma, la partita di quest'anno. Ma quest'anno col Parma. Scusa, che si sente anche come se ne vede un'acqua incredibile, appena facciamo un gol e poi scappò. Forza Palermo. Allora, metto un assessorante e mi va a partito. Ti fate per me e fatemi godere. Ciao a tutti, ciao Giovanni Caterino, ciao Capitano. Ne approfitto della tua presenza per mandare un saluto a Pietro Madonia, che per impegni, per così dire, istituzionali non è con noi questa sera, però lo salutiamo sempre con affetto, ci rivedremo con lui, certo, per notte rosa lunedì prossimo. Io sono a Milano ma torno a Palermo domani, quindi lunedì sono con... Ciao ragazzi, volevo cominciare con ciao Toni, un abbraccio Toni. Fortissimo, grazie Toni. Ciao Toni, grazie Toni. Volevo cominciare con la sfilza di domande, lascio poi con Lorenzo, facendone una ai nostri ragazzi. 26 elementi della rosa erano presenti appena due settimane fa. Non è che poi queste dinamiche di mercato vengono un po' fatte male, nel senso che vengono ceduti, per così dire, giocatori sì che non fanno più parte della rosa, ma che potevano fare la causa in questo momento. Mettiamo in un a caso Floriano, che è l'occasione della vita, magari la poteva aspettare tra due settimane dopo, si è considerato un ritardo nell'accaparrarsi questi nuovi arrivi. Oggi soltanto 16 giocatori di movimento, 11 vanno in campo e 5 soltanto in panchina. Che ne pensi? Cominciamo da Giovanni e poi Roby. Cosa penso? Penso che ogni società programma quello che riguarda il mercato, ho fatto certe scelte, hanno attardato certe scelte, è normale che dopo può succedere che nel corso di una gara, in corso di una stagione ci sono infortuni e magari non pensavano di trovarsi oggi con 16 giocatori. Però io l'unica cosa che mi sarei aspettato, avrei voluto vedere comunque Tutino dall'inizio, perché io lo conosco dai tempi quando giocava con la Primavera del Napoli, lo conosco da tanto, è un giocatore che ha grandi qualità, poi prima giocava a mezzala, ora è diventato un attaccante, però faccio fatica a capire come può metterlo, perché lui è abituato a giocare con i due esterni di attacco, non so come cambierà con Tutino poi la squadra. Cosa ti aspetti? Come te lo aspetteresti Tutino in campo, diciamo? Sicuramente al posto di uno dei due esterni di attacco, uno tra Valente e Di Mariano, per iniziare, perché il suo modo è il suo modulo, andando avanti sempre con i tre davanti. Quindi, lo fa partire da una parte, magari Tutino varia un po' di più rispetto agli altri. Però non so poi che indicazioni l'allenatore poi dia. Sì. Però mi aspettavo che giocasse, perché
comunque è un giocatore importante, porta entusiasmo. Mi aspettavo questo, poi per una partita difficile così probabilmente era anche l'occasione giusta, però poi logicamente l'allenatore fa delle scelte e speriamo che siano scelte giuste per il bene del Palermo. Lo speriamo assolutamente. Allora passiamo la palla a Roberto Biffi, però prima di questo, anche per dare seguito al discorso di Giovanni Caterino, Laura Giarraffa scrive: Tutino in panchina, fra 6 mesi Corini lo terrà in considerazione. Vabbè, questo è un messaggio abbastanza polemico, però insomma Roberto, vorrei che rispondessi alla domanda di Roberto Pedivellano prima. Ma guarda, io intanto... È chiaro che i giocatori che non fanno più parte del progetto del Palermo in questo caso preferiscano insomma andare subito a giocare piuttosto che stare in una società che ti ha già messo alla porta. Però io volevo dire una cosa, sto seguendo anche Accardi nella sua nuova avventura a Piacenza e sta facendo bene, no? Nelle due partite il Piacenza era nei bassi fondi della classifica, lo è ancora, però con il suo avvento ha fatto un pareggio e una vittoria. Io penso che Accardi al posto di Matteo ci potesse stare benissimo in questa squadra. Peccato perché a volte secondo me si fanno delle valutazioni di alcuni giocatori in maniera frettolosa. Purtroppo Accardi è uno di questi. Detto questo, Tutino è un giocatore che secondo me può fare bene. Sicuramente verrà impiegato con Brunori nel duo d'attacco. Anche se stasera giocano con i due esterni più Brunori attaccante centrale, però credo che nel proseguio del campionato, a parte stasera, come ha fatto ultimamente, giocherà con il 3-5-2 e sicuramente Tutino farà coppia con Brunori. Purtroppo il sacrificato probabilmente sarà Di Mariano, che non è il suo ruolo giocare chiaramente da seconda punta, però speriamo che Tutino mantenga quelle che sono le promesse che ha fatto nella sua carriera e le premesse che possa trovare un ambiente a lui ideale per rendere al meglio. Pienamente, pienamente d'accordo. Io volevo tornare allo stadio, intanto rispondo ad Alessandro Del Saggio. Caterino, il terzino del Palermo dei Picciotti, caro Alessandro, è proprio lui. Abbiamo questo onore di averlo qui questa sera. Andiamo al Renzo Barbera. Roberto, è riattivato il microfono. Manca il casco biondo, per cui ti riconoscono in foto. Al prossimo collegamento che faremo. No, scherzi a parte, Caterino è stato uno dei grandi del Palermo dei Picciotti e non solo di quel Palermo dei Picciotti. Cominciamo subito con l'ultimo contributo di Enzo, se sei d'accordo andando ad ascoltare i due allenatori e poi andare con la formazione del Bari. Cominciamo con Corini e poi Mignani. È una squadra che anche quando, come dici tu, è stata non prolifica, anche se voglio dire poi un numero di gol importante, ha sempre creato i presupposti, dunque è una squadra che offensivamente ha soluzioni. Sa sempre trovare la situazione giusta, me la ricordo bene anche nella partita d'andata, ha abbina qualità tecnica all'attacco alla profondità, ha una forza fisica importante, anche quando li stai attaccando velocemente sanno contrattaccarti e diventare pericolosi e dunque sarà una partita difficile, complicata, proprio perché il valore dell'avversario e lo certifica la classifica è un valore importante e soprattutto c'è un percorso dietro di una squadra che ha vinto un campionato giocandolo alla grande con un'identità forte, su quella è stata creata poi i presupposti dei giocatori nuovi che si sono integrati molto bene e questo certifica il lavoro sì della società e il lavoro dell'allenatore che è stato un lavoro molto importante, dunque abbiamo la piena consapevolezza che dovremo dare qualcosa in più del normale per portare a casa un risultato per tutta una serie di motivazioni che ho spiegato prima. Allora, possiamo andare in sequenza ad ascoltare anche Mignani, a parte la musica del Barbera, ascoltiamo Mignani e poi torniamo qui. Palermo è una squadra
Ma come tutte in Serie B è una squadra solida, una squadra che ha valori individuali e che ha valori di collettivo, che è una squadra molto organizzata, e quindi mi aspetto una partita come sempre difficile, e mi aspetto un Bari che entrerà in campo cercando di capire immediatamente quelle che potranno essere le difficoltà della partita e di capire anche dove potremmo far male al Palermo, quindi mi aspetto una partita come sono la maggior parte delle partite, molto equilibrata, dove bisognerà come sempre avere grande attenzione, grande intensità e grande voglia di fare risultato. Assolutamente, tra l'altro il Bari, Roberto, non ricordo se l'hai detto, è una delle squadre con il migliore rendimento in trasferta, però c'è da dire che storicamente il Bari qui a Palermo non se l'è passata sempre bene, diciamo, tutt'altro. Allora, questa è la formazione: Caprile, Maita, Di Cesare, Chedira, Maiello, Vicari, Mazzotta, Ceter, Benedetti, Foloruscio e Dorval, tecnico Mignani. Per quanto riguarda l'arbitro, abbiamo questa sera Massimi di Termoli con Moro e Ceccon come assistenti. Roberto, ti ridò la parola allo stadio. Sì, la domanda che volevo fare è a Giovanni Caterino. Noi ne abbiamo parlato ovviamente a Norterrosa di Corini, e Corini da più parte viene attaccato per me come squadra. Però per quanto riguarda la società, lo ritengono perfettamente in linea su quelli che erano i programmi di inizio campionato, cioè quello di questo famoso consolidamento nella categoria, ovviamente con una salvezza tranquilla. E il prossimo anno sarà ufficialmente l'assalto alla Serie A. Tu come la vedi? Sì, Giovanni. Non ho sentito bene perché non ha chiesto Roberto a proposito di Corini e delle ambizioni. Purtroppo c'è il rumore del Barbera, vediamo se riusciamo a disattivarlo al momento. E a proposito di Corini, delle ambizioni del Palermo, di come il Palermo sta giocando quest'anno, cioè del famoso anno di assestamento per poi puntare alla Serie A nel prossimo anno, come si è comportato Corini finora? Secondo me è in linea con i piani che il club, perché il primo anno, non dimentichiamoci da quello che ha passato, una gestione, e quindi secondo me è in linea. Poi poteva far meglio, come poteva far meglio. L'obiettivo è quello di, a mio avviso, quest'anno di fare un campionato, di avere una presenza tranquilla, e poi quest'altro anno provare a fare un po'. Poi anche il concetto di ora, questo di gennaio, se dovessero arrivare qualche altro giocatore importante, per iniziare a programmare per quello che è quest'altro anno. Poi qualche anno uno prende e cambia una squadra, ne fa un'altra, perché deve avere una base. Io penso che stanno cercando di mettere i giocatori giusti, poi quest'altro anno magari mettere qualche giocatore importante per poter fare il salto, per potersi giocare, per andare a... Perfetto, dunque in linea secondo Giovanni Caterino con quelle che sono le attese. Salutiamo anche i nostri amici che ci seguono da Bari, come Franco delle Stelle. Palermo e Bari meritano palcoscenici più importanti, ci scrive, prosegue scrivendo: Corini è un bravo allenatore, lasciatelo lavorare tranquillo. Ecco, anche da Bari ci dicono questo. Se il terzino destro non convince, perché non gioca con il 3-5-2? Roberto Biffi, vuoi rispondere tu?
per la stessa motivazione che domenica ha rischiato di compromettere la partita con la squadra che giocava con i tre attaccanti e alla fine ha rischiato veramente tanto. Il Bari sulla carta è qualitativamente migliore rispetto al Perugia, anche per la composizione di classifica che non tradisce quello che sto dicendo, però insomma io credo che non voglia trovarsi ancora troppo in difficoltà rispetto alla partita di Perugia. Diciamo che io personalmente avrei giocato con le due punte vicine centrali, però in un modo chiaramente diverso rispetto a come è abituato a giocare Corini, perché mi sarei piazzato Tutino dall'inizio, Robby. Io avrei rischiato Tutino dall'inizio, mi sarei messo con il 4-4-2, che magari è il modulo un po' più ordinato, ecco, un po' più che ti dà più certezza, avendo chiaramente tutte le zone del campo presidiate, e ti difendi secondo me in maniera migliore. Però poi queste sono idee che posso avere io rispetto a tanti altri allenatori, e mi sarei piazzato così, ecco, potendo. Vedremo, si sarà chiaramente messo a specchio rispetto al Bari, però questa, lasciare ancora una volta Brunori da solo centrale, vuol dire anche, insomma, secondo me andare in difficoltà, Anche perché Roby, con il 4-4-2, avendo Di Maniano e Valente che hanno già dimostrato di saper fare le due fasi, bravo che hanno giocato parecchie volte da terzino tutte e due, potevi tranquillamente giocare con tutti noi, mettere i due in mezzo, Segre, Damiano, Segre, Saric, quello magari più Damiani che Saric, potevi tranquillamente metterti in aspetto, poi giocarci una discreta partita. Abbiamo Giovanni che nel Palermo dei Picciotti, se vi ricordate, non faceva il terzino, faceva l'ala sinistra, e lui era un giocatore che giocava, correggimi se sbaglio Giova, giocavi dalla metà campo in su, e noi con Arcoleo in teoria giocavamo con i tre centrocampisti, ma alla fine erano solo due perché c'era come si chiama Iachini e Di Gia che si facevano un mazzo tanto in mezzo al campo, ma noi eravamo sempre aggressivi, sempre portati e propositivi nella fase d'attacco, e facevamo veramente bene. Quei giocatori di quelle caratteristiche parliamo di adesso, non c'è. anche quello è vero, però noi attaccavamo, Arcoleo diceva sempre: noi possiamo difenderci in sette, fino a sette ci possiamo difendere, quindi i quattro dietro più uno, che era Giovanni ogni tanto che tornava un po' più rispetto a Vasari, e con Di Gia e Iachini, noi ci difendavamo così. Però noi avevamo preparato la stagione già dall'inizio in ritiro, e Giovanni ne è testimone, se dico cazzate mi può correggere, e alla fine riuscimmo a fare un campionato importante, cosa che il Palermo quest'anno, almeno inizialmente, ha avuto difficoltà nel fare. Giovanni, volevi aggiungere, immagino, qualcosa, no? No, dicevo che comunque la cercare, non era questo. Giovanni, ti sentiamo con un volume molto molto basso, non so cosa è successo, ma dobbiamo correggere questa cosa perché altrimenti... Accattatilla una cuffia, accattatilla una cuffia. Otto! Mica 5 euro questa! In contatto con la sacchietta! Facciamo... Mamma, si sta scaricando, aspetta! Ok, ora ci siamo, ora ci siamo, sì. Vai, puoi proseguire. No, niente, non ce la facciamo proprio.
non c'è modo, non ti sentiamo più, Giovanni. Allora, in attesa che tu risolvi tutto, magari puoi trovare un auricolare con il filo, che io credo siano quelli forse più affidabili in questi casi. Sentite. Vediamo. Ok, adesso sì, vai. Ho detto, Arcoleo mi faceva fare, voleva che facevo il quinto quando giocavo alto, quindi era un discorso che bisogna fare sacrifici, bisogna fare anche una corsa indietro, non davanti, bisogna darsi una mano per giocare a calcio e ottenere dei risultati, di avere un'organizzazione di squadra, di, quando ci vuole una corsa, sono quelle premesse. Io credo che il Palermo non ce l'abbia un Caterino in questo momento in rosa, è un valore, a Caterino era un valore aggiunto, perché Giovanni era, come ha detto giustamente lui, rientrava e era molto, aveva un passo incredibile, faceva le due fasi in maniera perfetta, pressoché perfetta, e quindi secondo me avercene nel Palermo attuale di Caterino. Bravo Giova, bravo Giova. Robby, il Palermo all'andata, mi senti Robby? Poco, mi sentiamo male Roberto. Mi senti Robby? Vai. All'andata ha dimostrato di fare difficoltà questo Bari, magari era formato del gruppo C, sull'olio dell'entusiasmo, è andato a Bari, giocava una lunga partita, ma stasera come potrebbe mettere in difficoltà questa squadra, che diciamo è la squadra di colazione, quarta in classifica, ridosso appunto delle prime. Ma guarda, io penso che il Bari alla partita d'andata era un Bari che si approcciava anch'esso al campionato di Serie B. Il Palermo aveva un po' più di tranquillità e sicurezza, perché le prime partite giochi un po' più spregiudicato e magari ha avuto la possibilità di a un certo punto di poter vincere la partita. Poi finì in pareggio e va bene. Questa partita invece secondo me ha già delle limitazioni, no? Proprio di classifica, quindi il Bari sarà un po' più coraggioso, perché non avendo niente da perdere verrà a giocarsi la partita a viso aperto, cosa che il Palermo dovrà fare molta attenzione, perché quando sei nelle zone basse della classifica anche il pallone non ti pesa 420 grammi, peserà 4 kg e 200 grammi, quindi devono fare una partita corta, parlo chiaramente del Palermo, perché il Bari in questo momento è in fiducia da qualche tempo, in fiducia, quindi credo che venga a giocarsi la partita con il pensiero di vincerla e portarla a casa pienamente. Poi è chiaro che il campo dirà quello che sarà il risultato finale, però il Palermo oggi deve fare veramente tanta attenzione. E allora io vedo che ci sono anche tanti commenti da parte dei tifosi baresi. Avevamo citato prima Franco delle Stelle, che ci scrive: mi auguro da sportivo di vedere una bella partita. Alessandro Versaggio scrive: io penso che il Bari attacchi sulla destra, terreno fertile. C'è qualcuno come Vito Dentico che ci dice: oggi 3 gol prendete. Si parla del Bari, dunque il Palermo prenderà 3 gol, questo è il pronostico di Vito. Con il 3-5-2 è più coperto e può attaccare, il riferimento è al modulo tattico di cui parlavamo poco fa del Palermo. C'è chi parla di Mateiu, che in velocità forse non va bene. E poi Giancarlo Specchi ci scrive: con gli acquisti di tutti i Webber, il Palermo sta preparando lo squadrone per andare in Serie A l'anno prossimo. Allora, prima noi abbiamo qualche altro contributo da andare ad ascoltare, poi andiamo anche verso la chiusura. Io, Roberto Biffi, riparto da te, poi passo a Giovanni, ti faccio vedere che gira, eccolo qui, e poi abbiamo il nostro caro Brunori. Allora,
che tipo di sfida, andiamo a vedere la classifica marcatori, che tipo di sfida ti aspetti tra questi due giocatori, e ti volevo chiedere cosa ti piace di più di Khedira per quello che hai visto, per i gol, per le progressioni, insomma tante belle cose abbiamo visto anche da Khedira. È bravo, è un giocatore temibilissimo. Questa classifica però io credo che non sia veritiera, nel senso che classifica dei marcatori chiaramente, non sia veritiera, perché Khedira quando è andato ai mondiali ha saltato in tutta la cioè ha 6 o 7 presenze in meno, ecco, ha fatto più gol giocando 6 o 7 partite in meno di Brunori, quindi alla fine Khedira è un giocatore da tenere, veramente da prendere con le molle, con le pinze, perché è svelto sotto porta, è un giocatore tipo Inzaghi, che la palla gira e lui si avventa, ha fatto qualche gol anche di rapina, così è un giocatore che calcia molto bene, un giocatore svelto, bisogna fare veramente tanta attenzione a questo ragazzo. Brunori lo conosciamo benissimo, l'anno scorso ha fatto un mare di gol, quest'anno è sulla stessa lunghezza d'onda, chiaramente le difficoltà di Serie B sono differenti rispetto a quelle di serie della Lega Pro, però poi alla fine è un giocatore, è un attaccante puro, nel senso che è un cavallo di razza importante, che se è messo nelle condizioni ideali di poter rendere e di non supportare da solo tutto l'attacco, probabilmente qualche gol in più lo potrebbe anche fare, a parte i rigori che ha sbagliato e che magari gli avrebbe permesso di avere qualche segnatura in più già da questo momento. Giovanni, per chi voti? Voti per Khedira o per Brunori? Voto per Brunori perché tifiamo il Palermo, è normale che voto per Brunori, sicuramente sono due attaccanti bravi. Khedira ha fatto vedere che è un giocatore che può stare in categoria superiore, è stato convocato per un mondiale, quindi è normale che un giocatore che va preso con le molle. Brunori è un giocatore che secondo me ha potenzialità incredibili, logicamente molte volte mi spiace quando vedo le gare che è sempre troppo solo, quindi ecco perché volevo vedere Tutino vicino, perché secondo me con uno vicino che gli gira e che può fraseggiare insieme a lui, secondo me fa più gol ancora. Così è sempre troppo solo e molte volte si deve creare lui da zero l'occasione importante, quindi io penso che sono due attaccanti importanti per la categoria, tra i migliori, e quindi speriamo che Khedira sarà oggi sarà un po' stanco e mentre Brunori no, e quindi vincerà la partita. Questo la Giova, Giova stanco per il viaggio, dici tu? Sì, dai, viaggio, una cosa ci sta, dopo è un po' in difficoltà, e quindi è meglio per il viaggio. Ma Khedira è un giocatore che lo stanno cercando già adesso dei Serie A, quindi è giocatore, sai, che ha mercato. Bravo, è l'unica cosa che magari possiamo sperare che stasera avvenga, che sia un po' distratto da queste voci di mercato, che magari non sia nella serata migliore proprio per quella stagione. Anche perché Roby, se c'è in tempo, sì, nella testa, sicuro. Khedira sta un po' più tranquillo, sono tutti ragazzi che sono come te caratterialmente, capito? Lo so, purtroppo quello sì. Vabbè, comunque, dai. Speriamo di vedere una bella partita. Sicuramente. Roberto Pedivellano, ti sto dando la parola, però c'è qualcuno che naturalmente, vedendo Giovanni Caterino e Roberto Biffi, insomma, ha dei ricordi. C'è Alessandro che ci chiede di ricordare Palermo Salernitana del 97. Credo sia, insomma, una bellissima partita che finì 2-1, credo, no? E lì chi è che ne vuole parlare? Ma dove?
Io credo Caterina e Scarafoni in casa 2-1, no? Esatto, Scarafoni. Io effettivamente non me la ricordo. Comunque sì, se... sì, no, sul finale di giornata. sul finale del girone di andata e prendendo la testa della classifica, Robby. Ah, allora sì, bellissima, bellissima. Allora. Bellissima. Non me la ricordo. Ma non era il 96? Il 96, fu nel 96. Ah, 96, sì. 97 non me lo ricordo. E ci fu anche una espulsione, ci ricorda Alessandro Verzato. Ecco. Prima di chiudere facciamo un aggiornamento su quello che sarà la prossima settimana il mercato del Palermo. Allora, Valerio Verre è vicinissimo a diventare rosanero, da risolvere alcune vertenze con la Sampdoria, ma è tutto fatto sia con la Sampdoria che con il giocatore stesso, e poi si fanno grossi passi avanti, come confermato anche il collega Antonio La Rosa con Barberis del Monza. Le parti sono vicinissime, c'è l'accordo col giocatore, le parti sono vicinissime tra le due società. La prossima settimana il Palermo potrebbe essere arricchito da questi due nuovi innesti che insieme a quello di Tutino dovrebbero portare in rosa quei tre elementi di livello tanto invocati da Corini. Ma sul mercato sentiamo proprio l'allenatore del Palermo ieri in conferenza stampa che cosa ci ha detto. Andiamo. Chiudiamo. In certi momenti capisco che il mercato stimola qualsiasi infortunio, dovresti prendere un giocatore per sostituirlo, assolutamente, e di conseguenza un centrocampista sicuramente arriverà e ci stiamo lavorando. Sinceramente sul discorso di Claudio è una cosa che non so quanti giorni, ma insomma non sarà un periodo lunghissimo. Su Leo la speranza è quella di accorciare questo tipo di tempo, e di conseguenza la mia richiesta alla società è quella di prendere un centrocampista. Su questo stiamo lavorando, dunque da questo punto di vista cercheremo di individuare le caratteristiche più giuste per noi per completare il reparto, con la consapevolezza che il percorso di Claudio speriamo sia il più breve possibile e che quello di Leo si possa accorciare. Assolutamente. Salutiamo anche Giacomo Adruta che ci scrive da New York. Giacomo e Maria Rosa, forza Palermo. E Francesco Aglieri pronostica un 3-2, un 3-2 per il Bari. Il Palermo segnerà due rigori e un gol sul calcio d'angolo. Quindi, insomma, per chi ama le bollette, abbiamo anche un 2-3. Certo, non fa tanto piacere ai tifosi del Palermo, mentre Vito Discrede è sicuro, perché c'è la parola bagnato anche, 0-0 bagnato, 0-0 annunciato. Roberto Bippi, prima di entrare in onda ti ho chiesto come finisce questa partita e tu hai detto 0-0. Lo confermi? Sì, ma lo penso. E chiudiamo. Ma lo penso perché... Manco per il freddo che mi sorprende. Lo so, però sai, oggi secondo me il Palermo deve farci nelle condizioni che in questo momento io mi leccherei le dita se fossi Palermo riuscire a pareggiare. Però il calcio è strano, puoi vincere ugualmente, perché magari nelle difficoltà tiri fuori qualcosa in più e può succedere che succede il miracolo, fra virgolette, sportivo. E magari si possa anche vincere, cosa che è successa con il Genoa, con il Parma, non giocando benissimo il Palermo ha vinto, quindi può anche succedere oggi. 0-0, Giovanni Caterino, il tuo pronostico qual è? Ma il mio pronostico che vince il Palermo sicuramente la cosa importante è muovere la classifica, fare ottenere un risultato positivo. Però incrociamo le dita, speriamo in un 1-0 sporco, ma che consenta al Palermo di vincere. 1-0 sporco. Allora, volevo tornare da Roberto Pedivellano per i saluti. Ci sono tanti pronostici che stanno snocciolando i nostri amici. Io dico che in virtù di quello che poi va ad affrontare il Palermo nelle prossime giornate, vale a dire la trasferta di Ascoli e la regina in casa,
il Frosinone e il Genoa in trasferta, io credo che il Palermo mi faccio forte della cabala che dice che abbiamo battuto Genoa, Parma e Cagliari, che sono tra le serie candidate alla promozione in Serie A. Perché no, potrebbe essere il Bari la quarta squadra a cadere al Valpera. Staremo a vedere, così come speriamo che le condizioni meteorologiche insomma consentano di vedere almeno un poco di calcio questa sera, perché c'è pure molto vento. Allora ringrazio Giovanni Caterino, un abbraccio grandissimo Giovanni, per la prossima vi aspettiamo assolutamente. Grazie a Roberto Bissi, purtroppo c'è questa musica che arriva dal Barbera. Buon Palermo Bari, Giovanni e Roberto. Ci sentiremo. Ciao Giovanni, un abbraccio. Ciao Enzo, ciao Robby, buona partita. Ciao. Buona partita, buona serata. Allora, Roberto Biffi e Giovanni Caterino ci hanno salutato 8 minuti all'inizio della partita. Roberto, salutiamo e poi quando è che ci rivediamo? Abbiamo appuntamento per lunedì. Ci rivediamo lunedì alle 20 con la nostra infuocata Notte Rosa per sviscerare un po' i temi di questa gara, per dare notizie, speriamo, di un altro nuovo acquisto del Palermo, che dovrebbe essere Valerio Verre, e poi andremo a parlare di tantissime altre cose, perché poi partiamo sempre con 2-3 argomenti e poi parliamo di tutt'altro, come è successo nella scorsa puntata, no? Va bene, dai, cercheremo di non farlo avvenire. Ecco la formazione, prima di salutarci, vedete, la leggiamo in ordine numerico: Pigliacelli, Sala, Segre, Bruno, Di Mariano, Marconi, Nedel, Cearo, Damiani, Saric, Valente e Mateiu. Per chi si è collegato da poco, naturalmente il Tutino è in panchina, dunque parte dalla panchina per questo match contro il Bari. Andiamo alla sigla, buona serata, buona partita, buon Palermo Bari da Sport 16 Tele One. Ciao.